fiorino, dormite insieme. Cosa dici? Ma che cosa stai dicendo? E allora perché lo fiorino ha messo il suo pigiama accanto al tuo nel lettone? È perché lo fiorino si è sbagliato, lui dorme nella sicuretta, no? Ecco questo bel filetto alla nostra bambina tanto graziosa. Che cos'è? L'avevo chiesto al Pepe Verde. Sì, a chi l'ha chiesto, scusi, a me mi ha detto senza pepe. Non è vero, bugiardo. Aio! Chi c'è? Ma vado a cacciare specchi la bambina. Ma che dice? Dico, signora, è molto viziata la bambina, uno scappellotto ogni tanto, vi starebbe bene. A chi è che lo dà lo scappellotto? A me. No. La bambina fa quello che dice. Io sono testimone. Mia figlia aveva detto al Pepe Verde. Basta. Lei è testimone. Ho sbagliato io, signora. La bambina ha detto al Pepe Verde. Adesso glielo cambio subito. Sì, ma volare, A sette. Sì. Oh, finalmente, era ora. Ci voleva tempo, arrivavo alla minestrina. Esatto, ingegnere, ma c'è stato un piccolo conciattino. Portala in cucina e porta un filetto al Pepe Verde alla bambina. Quale bambina? Quella che li porta là, vedi? Vai. Sai che gli fece un piccolino dell'ingegnere della minestrina? A Pepe ci fece. Sei fatto? A Pepe, se vuoi. No, ingegnere, aspetti. Ma no! Sei facendo? Ho visto una moschina che sento fare la marina. Stavo fatto a tempo e allora... Ma le moschine? Ma le fanno un deficiente? Non è lei che sto balzando, ho capito? Ma comunque è meglio fuori che dentro, ingegnere, non è successo niente, stia tranquillo. Adesso viene morto un'altra di me. Ma è proprio una vergogna. Sì, fa schifo, signora. Scusa.